Questo è Palazzo Re di Viscar, sede dell'associazione fra gli industriali della provincia di Belluno. Da qui è partito il miracolo della mia vita. Belluno è terra di montagna di una bellezza straordinaria, dove la vita è difficile e dura, ma l'acqua e l'aria sono ancora pulite, come la gente, dove lavoro e onestà sono scelta di vita. Cinquant'anni fa, troppi dovevano per forza prendere la valigia. Adesso siamo terra di immigrazione. Ci sono industrie in tutte le valli. Questo è il vero miracolo. Mi chiamo Rosina. Sono nata in una grande famiglia numerosa. Non eravamo ricchi, ma molto uniti. Era il 1926, l'anno in cui è stata fondata l'Associazione Industriali, che poi è stata ricostituita nel 1945, proprio mentre mi preparavo alle nozze, raccogliendo la canapa per le lenzuola della dote. La mamma gramolava, raffinava e filava. Che rivoluzione! Adesso ho due nipoti a Feltre. Maria lavora a Villa Paiera, in una fabbrica dove robot incredibili, praticamente da soli, ricavano ogni tipo di filato, anche riciclando ritagli di tessuti. A Villa Paiera, in mezzo al verde, sono nate negli ultimi anni parecchie fabbriche. Povera mamma, mettevi le matasse al sole e poi passavi giornate e giornate col papà per preparare i gomitoli e il telaio. Le lenzuola di canapa erano ruvide. Le usavamo noi ragazzi e quando erano diventate morbide passavano ai nostri genitori. L'altra nipote, Luisa, lavora alla Piave, tra telai d'avanguardia per tessuti elastici, diavolerie che da bambina non avrei mai potuto immaginare, come le lavatrici, la televisione e i computers. Dopo di me sono arrivati tre fratelli e quattro sorelle. Non era facile dar da mangiare a tutti. La terra, con l'aiuto delle due mucche, dava con fatica patate, orzo e segala. Troppi dovevano andarsene per il mondo, come la zia Esther, partita per l'America. Allora pareva un sogno che a Belluno potesse esserci lavoro anche per gente da fuori. Ma nel 1945, appena finita la guerra, è stata subito ricostituita l'associazione fra gli industriali. Primo presidente l'ingegner Carnera, l'ingegner Luciani, socio fondatore, e il commendator Paradisi, primo direttore. Allora si viveva con la magra agricoltura. Capre e mucche davano il latte, si faceva il burro con la sangola e poi il formaggio, la ricotta, lo scolo per il maiale. Non si buttava via niente. Adesso Tony lavora alla Latte Busche, che con i suoi ottimi prodotti, latte, yogurt, formaggi, gelati, ha invaso l'Italia. Dopo sposata ho cominciato ad avere dei bambini. Non è stato facile tirarli su. Ci ha aiutati il bosco, che con fatica e muscoli dava da vivere. Le industrie allora erano poche
e le difficoltà tante, come diceva l'ingegner Carnera nella prima relazione, all'Assemblea della Situazione. Ancora nel 1951 la situazione risultava peggiore di quella del 1936. Adesso ho tre nipoti che lavorano nelle segherie della provincia, dove l'antica arte del legno è diventata moderna imprenditoria. Fa impressione ricordare adesso quello che diceva l'ingegner Carnera all'assemblea del 1946. Diceva che era stato un successo dell'associazione ottenere permessi di circolazione e assegnazioni di copertoni per le auto e le biciclette. Il legno adesso viene utilizzato completamente. I cascami si trasformano in pannelli truciolari alla nuova SEP di Longarone. Le disgrazie e i dolori non sono mancati. Le alluvioni, ma soprattutto il Vajont nel 63, con i suoi 2000 morti. Nel nostro carattere di montanari, nella terra dove siamo nati e dove abbiamo lavorato, nell'abitudine a fare ognuno la sua parte, con orgogliosa onestà, senza aspettare particolari assistenzialismi, c'è però dentro un seme nascosto. Da questo seme sono nati quei frutti che oggi tutti vedono. La cartiera di Longarone, travolta dall'acqua, è subito risorta a Santa Giustina ed è la seconda in Europa. Dalla nostra abitudine alla laboriosità e all'intraprendenza viene quella manodopera che gli stessi giapponesi ci invidiano, vera forza della realtà industriale di oggi. Pensa, mamma, la Zanussi di Mel è leader mondiale nella produzione di compressori per frigoriferi. La Zanussi, la Sorfrigo, la Costan, che qui vediamo immersa nel verde dei campi, costituiscono con altre 8 aziende un importante comparto del freddo, che assieme a quello elettronico, elettromeccanico e a quello del catering, si è sviluppato negli ultimi anni 30, portando il settore metalmeccanico a contare su 117 aziende che danno occupazione a più di 7.000 dipendenti. Senza contare l'indotto, così la gente può restare in montagna e dedicarsi dopo il lavoro in fabbrica all'antica passione della terra. Non possiamo poi dimenticare l'edilizia. Sì, infatti Belluno era una miniera di bravi operai, con imprese importanti che hanno costruito dighe, centrali elettriche e strade in tutto il mondo. Altre imprese sono specializzate anche in campi delicati come il restauro. Il cementificio di Cadola fornisce la materia prima. Alcune aziende hanno saputo usare il cemento e il marmo con eccezionale buon gusto ed intelligenza a servizio della natura e del bello. È la stessa intelligente cultura che ha reso possibile il recupero sul mercato del marmo di Castellavazzo, pietra ineguagliabile che ha segnato nei secoli la storia di Belluno. La ceramica dolomite atrichiana, ispirata al concetto della qualità totale, non solo è diventata la prima in Italia, ma è anche leader a livello mondiale.
Il gruppo internazionale cui appartiene ne ha affidato la direzione all'attuale presidente dell'Associazione Industriale di Belluno. Un mio nipote lavorava in tipografia. Per tanti anni ha composto le scritte a mano, con i caratteri a piombo. Adesso le nostre tipografie lavorano con sistemi computerizzati e macchine modernissime. Il turismo, una volta, si limitava all'estate, alla montagna, a luoghi di incontro speciali, come la birreria Pedavena, dove oggi si lavorano birre di marche internazionali. Con le Olimpiadi di Cortina, nel 1956, è incominciato il turismo invernale e il richiamo delle Dolomiti bellunesi, una delle meraviglie del mondo, non è solo per l'estate, ma anche per l'inverno, con attrezzature sciistiche e caroselli che attirano una clientela internazionale. Il Nevegal, nel 1985, ha ospitato le Universiadi invernali e sta ora sviluppando un importante turismo religioso. Ai miei tempi bisognava arrangiarsi. Non c'erano soldi per comprare le scarpe e mio zio faceva gli zoccoli. Così si sono sviluppate quelle capacità artistiche e di lavoro che si sono poi riversate nell'artigianato e nell'industria. I giorni di San Martino fanno rivivere il ricordo del Brustolon e del Besarel. Poveri, ma studiosi. Quando mi sono sposata, gli analfabeti in provincia erano poco più del 3%, contro quasi il 13% dell'Italia ed il 6% del Veneto. Il Cadore non ha solo una natura splendida, anche se l'energia idroelettrica che arricchisce l'Italia vuota laghi e fiumi senza adeguato compenso. Il Cadore è la patria dell'occhiale e l'occhiale fa parte della cultura di questa terra. Lozza e Safilo sono storicamente le punte di diamante di una specializzazione che ha permeato prima il centro Cadore e poi Comelico ed Auronzo, con un insieme di piccole e medie aziende. Nel 1940 c'erano già in questo distretto dell'occhialeria 17 aziende con 1.100 addetti. Nel 1960 le aziende erano diventate 90, con 2.500 addetti. Da questa esperienza di decenni sono nate le moderne fabbriche che oggi, in tutte le valli, danno tante possibilità di lavoro. Qualità, costanza, eleganza, buon gusto italiano e fascino del prodotto, in una parola moda, diffusa dalle firme più famose come Armani, Valentino, Biagiotti, Ferré, Millachen, Calvin Klein, Sting, Police e tanti altri. Questo è il segreto del successo. Le tecnologie più rivoluzionarie si sposano alla capacità artigianale e alla raffinatezza del lavoro a mano. La Statua della Libertà, che nel passato ha visto emigranti in cerca di un pane, oggi vede gli occhiali bellunesi conquistare Wall Street e i mercati non solo delle Americhe, ma di tutto il mondo. Con una commercializzazione intelligente abbiamo portato il mondo nell'occhiale.
Abbiamo mai pensato quante cose ci sono in una stanghetta di occhiale? L'occhiale dà lavoro con 158 aziende a quasi 8.700 dipendenti. Nel metalmeccanico le aziende sono 117, con più di 7.000 dipendenti. Nell'edilizia e negli altri settori più di 8.000. Senza tener conto dell'indotto. Un equilibrio invidiabile, senza i pericoli della monocultura. I problemi però non mancano, a cominciare dal treno. È vero che adesso è arrivata l'autostrada, che nella parte che attraversa la nostra provincia è ben inserita nell'ambiente. Passa a fianco della zona industriale dell'Alpago, in località Paludi, ma muore prima di Longarone. E per andare all'università bisogna vivere fuori casa. E le frane? Troppo spesso le strade sono bloccate. Comunque, ho tanta fiducia nel futuro. Spero proprio che i miei nipoti potranno conquistarsi una vita serena. Se le cose continuano così, c'è proprio motivo di avere fiducia. L'agricoltura, una volta la più importante, è quasi sparita. Ma l'artigianato e l'industria adesso hanno 40.000 occupati e il turismo, il commercio e i servizi altri 44.000. Una situazione di equilibrio invidiabile. E senza industria a capitale pubblico, con una concentrazione particolarmente alta per l'Italia di piccole imprese con meno di 50 dipendenti. L'export del manifatturiero bellunese è tre volte tanto quello medio dell'Italia. Con i limitati interventi di legge seguiti al Vajont, senza i privilegi di cui continuano a godere le confinanti regioni a statuto speciale del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, ha avuto forte sviluppo la realtà industriale, oggi sviluppata in quantità, qualità, innovazione e internazionalizzazione. Dalle tradizionali aziende familiari di piccole dimensioni siamo passati alle realtà produttive diversificate di oggi, anche di dimensioni notevoli. Il progresso è stato merito di tutti, dal più umile al più importante. Ha vinto la collaborazione. A questa conquista, l'associazione fra gli industriali della provincia di Belluno ha dato un contributo fondamentale. È stata ed è, oggi, punto di riferimento per aiutare la collettività e le iniziative dei singoli nel libero mercato. Questa è la nuova sede di rappresentanza, la Villa d'Oglioni, restaurata con amorosa sensibilità alla cultura e all'arte. È una conferma che l'associazione vuole continuare e anzi potenziare il suo servizio. Avete visto, la mia storia è modesta, ma è la storia di tanti altri bellunesi, uomini e donne. Abbiamo sentito vicini quelli che oggi, in provincia e nel mondo, lavorano per sé, per la loro famiglia e per la loro azienda. Quelli che hanno lavorato tanto e adesso sono in riposo, e quelli che non sono più con noi. Gli affreschi del Latisui ricordano che non è possibile dimenticare le radici. Un messaggio per i nostri figli. Insieme
è più facile andare avanti. È proprio vero. Insieme è più facile.